Benvenuti su Abba del Signor Canale, Sul tubo italiano, con il Dottor Meg, il signor Lune. e ritorniamo a Rapture in un nuovo episodio di Bioshock Remastered. Bene, dopo lo scorso episodio, il primo episodio, sì. Siamo riusciti a capire che cosa non andasse bene nel... Avevo sbagliato, io ho detto, ma sì, facciamo campo visivo 150. Dice, vedi lontanissimo, no? No, anche perché non aveva senso, perché in effetti Bioshock si svolge quasi tutto al chiuso, quindi no. Allora, la porta c'ha dei problemi elettrici, noi abbiamo l'elettricità in mano, proviamo a vedere se 1 più 1 fa 2. 1 più 1 fa 2. Perfetto. Oh cazzo, cosa cazzo è stato? Oh, una patella? Troia. No, non è una patella. Che cacchio è di un aereo. È il nostro aereo che se n'è andato. Oh merda, oh merda. Fuga, 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 dottore. Non qui. Possiamo correre. Allora, qui mi sa che non andiamo da nessuna parte. Decisamente no. Ok. E adesso? Cosa? Bot, che caspita sta succedendo? Un casino. Allora, raccogliamo l'IV. Quindi abbiamo un kit di IV. La camera della vita. La camera della vita è attivata. Allora, abbiamo. Ricombinanti, vai col doppio attacco. Fulminali e poi colpisci. Ricorda, un bell'1-2. No, cosa succede? Quindi, clicca col tasto sinistro del mouse, poi col destro? Allora, il tasto destro del mouse è per fa... Voglio l'elettricità o voglio esatto. La chiave? Però adesso quell'1-2 l'ha fatto premendo prima a sinistra, poi a destra. Sì, no, ho fatto. Ho usato il plasmide. Esatto. Una volta che lui era bloccato, l'ho menato. Sì. Boh, qui grandi azioni. Quello c'è morto male. Madonna, già così tanto? Forse modalità facile, cioè modalità media era troppo facile. Andiamo avanti, questa prima camera dove c'era... Ah! Merda. Perfetto. Lui stava già male. Come ha fatto a farsi male? Ah, non ne ho idea. Allora, come abbiamo visto, il kit di purtroppo non possiamo scegliere noi quando ripomparcelo, ma... Bisogna che ce lo ripompi in automatico la macchina. Allora, qui ci sono degli ascensori. Quello sicuramente attivo. Questo direi. Che caspita. Qui okay. C'è, sta andando tutta a puttane, allegramente. Perché abbiamo avuto quel piccolo problemino con l'aereo che è cascato sul tunnel. Ascolta, ho una famiglia. Devo portarla via di qui. Ah. Ah, di, va bene. Ok, questa qui è la ruota dei poteri. Ottimo. Qui avremmo potuto scegliere tipo se volevamo questo o questo. Mm-hmm. Perché noi chiaramente dopo quando avremo tutti i... Tutte le armi. Tutte le armi e tutti i plasmini, potremo avere solo un plasmine alla volta. Mm-hmm. Qui mi sa che... Wow! Quindi è successo un po' di casino qua, sostanzialmente. Qui sicuramente potremmo cadere, ma non sarebbe un bel Happy New Year 1959, quindi è un anno prima. È almeno un anno prima. Qualcosa è un pezzo che non va. Apri questa maledetta porta!
Che diamine. Troppo ricombinato. Adesso nessuno mi vorrà. Oh cazzo. Questo è l'ultimo avvertimento. Ma come ti sei ricombinata? Brenda. Ciao Brenda. Ti dispiace dirmi perché hai un buco sul muro del cesso delle dimensioni di Plymouth Rock? Da ormai 3 settimane. Ora, io non dico di essere Shakespeare, ma sto cercando di dirigere un teatro rispettabile. Ho dei lavoratori in arrivo da Port Neptune, in cerca di un piccolo svago, e non riescono a pensare ad altro che alla puzza che esce dal tuo cesso. Falla aggiustare. Ok. Proviamo ad andare di sotto, se si può andare di sotto. Dollari, molto buono, kit medico. Aia. Cosa ha fatto, signor? Ah, niente, niente. Ok. Charlie! Charlie! Dove sei andato? Aia. Ah, lei è tosta, eh? Diciamo che dopo i primi nemici, che erano veramente qualcosa di inutile, iniziamo ad avere un attimo più di... Oh, un proiettile. Bisogna che energetico, che non ci fa schifo. Sì, ah, le sigarette ci ridanno il mana. Ah. Ma consumano la salute. Infatti ne ho presa una per sbaglio. Sigarette e barrette energetiche. Per cui se avete poco mana potete prendervi una sigaretta e poi una barretta energetica per recuperarla. Un altro capodanno, un'altra notte da sola. Sono fuori e tu sei bloccato a Hephaestus al lavoro. Sai che sorpresa. Credo che mi farò un altro drink. Un brindisi a Diane McClintock, la ragazza più stupida di Raptor. Così stupida da innamorarsi di Andrew Ryan. Così stupida da... Che è successo? Lo sto sanguinando. Oddio, vabbè, che sta un po' capillari... No? Non credo che fosse per quello. Ah... Allora, il vino, se non sbaglio, ci dà... Più mana, sempre. Più mana, ma non ci toglie nulla. E la vodka, immagino, la stessa storia. Sì, sì. Ah! Dovrebbero essere morti. Ok. Perfetto. Non mi ha dato il cazzo, però. Questo dollari. C'è i dollari. Questo è dove dobbiamo andare al teatro, ma la porta qui è sbarrata, quindi andiamo da di sopra dal cesso. Oh cazzo! Molto bene. Molto cupo, come vedete. Sì, decisamente sì. Un po'... Per cortesia, potresti abbassare quell'arma per un minuto? Ah, ok, adesso vediamo una scena molto importante. Capiremo cosa vuol dire tutti lo vogliono, tutti ne hanno bisogno. Noi non possiamo raggiungere la sorellina. Ok. E il tipo lì? Ai ai. No! Ha fatto incazzare Wilson. Brutta storia fare incazzare Wilson. È la Madonna. Già, Bene, si può... Lui la protegge. Mi sembra corretto. Quindi? Così quindi... facendo noi andiamo dove...
Ah, ok, se non avessimo preso il primo revolver adesso ce n'era uno. Ok, proiettili sono al top. Vediamo se qui c'era qualcosa. Direi di no. Questo qui era il teatro di cui si parlava prima. Ok. Un'altra camera della vita. Fin troppe, direi. Ma torta alla crema. Com'è che non abbiamo fatto incrociare il Big Daddy? Perché il Big Daddy è uscito. Sì, perché era pensato per. Non dobbiamo incrociarlo ancora adesso. Cosa? È un gran casino sto gioco. No, perché? C'è la freccia. Le dice dove deve andare con la freccia. Beh, non ci sono delle stradine secondarie dove ci sono i segreti. Sì, cose. Però è abbastanza. E che cazzo. Ma tra l'altro siamo noi che la spariamo. Sì, però quello è 33 un... dopo. Quello è un Big Daddy ucciso. Sì, perché i Big Daddy possono morire. Quindi Wilson non è indistruttibile. Wilson non è indistruttibile, fortunatamente. Questo è importante. Allora, noi dobbiamo andare di là, però, come giustamente il signor Lunedì ci fa notare, sarebbe carino che ci fosse della roba qui intorno. Tipo questo, cos'è? Un bagno. Bagno. Oltretutto ne ho visti già parecchi di bagni. Beh, da qualche parte certo. La gente dovrà fare i propri bisogni. Eh beh, chiaro. Lei è un zozzone, sì. No, signor. Vabbè, però voglio dire, già che di acqua ce n'è un sacco, se uno va anche a... Sì, però... Ah, ho sbagliato. Ah, quindi riduce il... Leave, il... Attenzione. Ai ai. Cosa... Cosa... Cosa diamine? Sicuramente arriverà qualcuno a rompere il cazzo. Bene. Ah, quindi allora l'alcol. Addirittura con le pistole. No, la... È così. La pistola, la pistola mia. Sì. Ah, da là sopra. Bene. Questo qui era un gioco facile. Ah, gli poteva quasi evitare di sparare, tanto era già elettrificato. Cosa? Ok, basta che non urli. Intanto, parlando un po' della storia, per ora non è che abbiamo capito. Allora, noi siamo naufragati in questa città futurista. E va bene, siamo negli anni 60. Un pazzo o un genio, che dir si voglia, ha creato una società sottomarina. Beh, ok. Una società idilliaca, probabilmente secondo i suoi canoni. Cristo, sei intrappolato. Provo a bypassare l'uscita da qui. Quindi? Oh! Dunque, dimmi, amico. Quale delle agenzie ti è mandato? Il lupo del Kegebene? O lo sciacallo della CIA? Dimmi. Rapture non è una nave affondata da saccheggiare. Andrew Ryan non è un tipo eccentrico che si fa prendere a schiaffi dalle ingerenze del governo. E con questo, io ho da sfidarmi, come preferisci. Lui sarebbe il proprietario. Lui è Andrew Ryan. Oh merda. E questi? Se non ci... se... Ok, siamo usciti. Se non ci avessi dato una mano a Atlas saremmo morti di una morte orribile. Capito. Ma io le direi, signor Lune, visto che abbiamo fatto tanto in questa... Sì? In questa seconda episodio in cui in effetti abbiamo provato il gameplay e abbiamo visto quali sono, diciamo, alcune delle feature del combattimento. Apriamo una nuova mappa, magari il caso di... risalutarci poi con i nostri astuzzi. Sì, mi sembra giusto. Padiglione medico. Perfetto, possiamo partire, no, da qui? Sì. Ottimo. Ok, salviamo.
E noi con questo... Il salvataggio continua a essere molto lento, benché... Ma tra l'altro il salvataggio l'avevamo appena fatto, perché quando abbiamo passato le cose ha fatto il salvataggio. Ah, va bene, perfetto. Vabbè, noi vi salutiamo, speriamo come sempre che il video... Ah? Sorelline qui... in questo livello. E anche commenti del regista. Ah sì? Quindi troveremo due sorelline e un commento del regista. Vabbè, magari ne riparleremo scopriremo poi di cosa si tratta. Benissimo. Che altro dire? Seguite altre serie, commentate, scrivete se ancora non l'avete fatto, fate tanto l'amore. Noi ci rivediamo sempre soltanto su... Oh Bless, il mio canale sul tubo italiano. Eh già, ciao. Con l'acqua, e le patelle, tante patelle, anche gli aerei. Tutto, tecnologia, acqua, un fritto misto, liberismo, KGB, complottismi, matti, drogati, Wilson, c'è anche Wilson. Ciao. Tutti su Obers, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore, io sono dottor Meng comunque. Il dottore! Comunque sì, cioè me l'ha detto mia madre. Cioè è una fonte... Ah beh. È una fonte...